Ci siamo? Finalmente, dai, benvenuti a tutti, scusate e grazie per la pazienza. Vedo che molti di voi in realtà è la prima volta che vengono qui, quindi vale la pena di spendere qualche parola per spiegare dove siete questa sera e quello che facciamo. Questa è la sede dell'associazione culturale Crafted Software, che nasce come community a Milano sotto forma di meetup mensili e poi evolviamo appunto in un'associazione con tante altre iniziative. Diciamo che ci orientiamo più che altro nell'ambito della formazione adesso. E questo, come vedete, un piano di sopra è un piccolo ufficio condiviso dove i soci possono lavorare e qui sotto invece facciamo gli eventi dal vivo e ospitiamo le community. Quindi, a parte stasera, se volete ospitare qualche meetup o organizzate già qualche community, sappiate che qui potete venire e utilizzare gratuitamente lo spazio. I prossimi eventi qui a Localhost, domani abbiamo una fireside chat, quindi un'intervista con un esperto di un certo dominio. E il tema sarà Extreme Programming e l'intervistato sarà Daniele Sciglia. Invece, il 16 giugno, che non so se è giovedì effettivamente, avremo un meetup in presenza con Antonello Calamea. E già programmato il 23 giugno, sempre con Daniele Sciglia. Cambiando la community di Milano, quindi test driven development, probabilmente sarà qualcosa un po' più hands-on, un po' più pratico, giusto Gerson? No, immagino di sì. Ovviamente tutto questo non è gratis, noi come associazione no profit ci basiamo fondamentalmente sulle donazioni e sulle attività di formazione che facciamo. Uno dei modi per sostenerci è ad esempio indossare la nostra maglietta che vedete lì esposta, oppure trasformare codice, scusate, caffè in codice bevendolo da una mugga come questa, oppure semplicemente dopo il meetup fermarsi un attimo con noi a brindare con qualche bevanda fresca. Abbiamo in frigo le birre, Coca-Cola e altre cose. Se invece non volete fare nulla di tutto questo, ma vi sentite particolarmente generosi, la mail di riferimento è info@craftedsoftware.org per donare liberamente. L'ultima cosa prima di lasciarvi allo speaker, abbiamo annunciato da poco un workshop in presenza qui con Andrea Simone Costa su TypeScript e il Type System di TypeScript. Sarà 2 giorni intense su TypeScript, appunto, dove avremo a disposizione uno dei migliori docenti attualmente disponibili, forse lo conoscete per le sue live su YouTube, Twitch, eccetera. Mi pare che abbiamo ancora 3 biglietti disponibili, quindi non ce ne sono molti ancora. Se volete, abbiamo un 10% di sconto, poi mi fermate e vi do tutte le indicazioni. Godetevi la serata. Ciao a tutti, oggi parleremo di Component Driven Development con Bit.dev, analizzando il nostro caso reale, quindi io chi sono? Damian, Dodo più facile, mi chiamano tutti così, e lavoro in Golé da circa 2 anni ormai e noi ci occupiamo di digitalizzare il mondo del settore sportivo, forniamo servizi a tutti i protagonisti del mondo sportivo, quindi atleti, club, società e quant'altro. E da un po' abbiamo iniziato ad utilizzare Bit.dev come tool, diciamo, per migliorare il nostro workflow nello sviluppo di componenti, nella condivisione di codice, librerie e quant'altro. Quindi oggi provo a parlarvi di questa cosa. Quindi partiamo da quello che è il nostro requisito principale, che può essere anche quello di tanti, nel senso è un problema abbastanza comune, che è banalmente quello di condividere i componenti tra diverse app. Possibilmente velocemente e senza impazzire, senza stare dietro a versioni, senza stare dietro a pacchetti che non compilano, cose del genere. Noi fino ad oggi ci abbiamo provato, o abbiamo utilizzato dei modi abbastanza standard, quindi quelli che si possono trovare più generalmente, che sono gestione di pacchetti NPM, quindi manualmente isoliamo una nostra funzione in una libreria, magari possiamo riutilizzarla attraverso diversi microservizi o diversi client. Abbiamo la nostra libreria di componenti per tutta la parte grafica realizzata con StyleGuidist e
purtroppo tempo fa utilizzavamo anche Git Submodules per gestire qualcosa. Fortunatamente stiamo rimuovendo tutta quella parte lì. Questa potrebbe essere la reazione di qualcuno nel momento in cui magari nomino qualcuna di queste pratiche. Sicuramente è stata la mia a volte quando mi trovavo a dover aggiornare librerie o quant'altro. Però perché? Perché così non si va bene? E il problema principale qual è? È la dev experience, cioè nel senso il tempo che io investo, o perdo, se non meglio dire, nel gestire tutti gli overhead, quindi dover gestire magari repository diverse per un pacchetto, dover gestire, ricordarsi, banalmente sembra stupido da dire, però aggiornare le versioni nel modo giusto, pubblicarlo, riscaricarlo nell'applicazione per cui mi serve, eccetera. Poi, altro motivo, non ci piace utilizzare il submodule di Git e non credo sia necessario spiegare il motivo. E un'altra cosa è che la nostra libreria di componenti, la vecchia libreria che avevamo, non era modulare. Modulare intendo che banalmente era un unico pacchetto che esportava tutti i componenti, per esempio bottoni, tipografia, card, tutte queste cose qui a livello di interfaccia. E quindi banalmente se ad esempio avevo bisogno in un'app solo di un input e dei bottoni, perché magari la cosa principale dovevo fare dei form, io ero costretto a portarmi dietro tutta la libreria. Oltre a questo avevamo altri problemi, tipo il fatto che importavamo AntD, AntDesign, non so se qualcuno la conosce, all'interno di esso, quindi tanti problemi anche a livello di bundle, troppo grande, eccetera. Quindi siamo arrivati a lungo e dire ok, così non è che vada proprio bene. E che cosa però ci serve? Cosa che serve effettivamente? Quindi, normalmente, più velocità nello sviluppo, cioè io nel momento in cui devo rilasciare un aggiornamento a un componente, pubblicare una nuova cosa, eccetera, ho bisogno di essere veloce, cioè non deve essere una complicazione, non deve essere un ostacolo nel momento in cui io sviluppo. Più modularità, quindi il fatto appunto che invece di avere magari un bundle unico con tutti i componenti esportati, poterli semplicemente dividere, no? Quindi magari avere un pacchetto per ognuno e potermi portare dietro quello che mi serve nelle varie applicazioni, e più facilità anche nella gestione di questi componenti, quindi magari non dover gestire diversi repository, non dover impazzire con cose varie che ho citato prima. Altre cose che ci piacerebbe avere potrebbero essere la documentazione, magari in modo automatico senza doverla scrivere, perché almeno a me non piace scrivere la documentazione, e anche magari i test, ok, sui componenti. Nel momento in cui io ragiono a singolo componente, andare a scrivere un testo per quello scope lì e, diciamo, limitarmi a far sì che tutto quel contesto, quel piccolo scope funzioni, allora io sono più safe e più sicuro di poterlo utilizzare, no? All'interno di poi tutte le mie applicazioni. Navigando un po', cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato Bit, okay, che si presenta in questo modo, quindi come una toolchain open source per lo sviluppo guidato dai componenti. Quindi dimenticati le applicazioni monolitiche e distribuisci software componibile. Okay. Questo è quello che dicono loro. Ovviamente lo vedi lì, cazzo, tutto figo, tutto bello, però risolvi i nostri problemi? Sì, per adesso. Okay. Perché sappiamo che sicuramente qualche impedimento arriverà, però vedremo di risolverlo. Caso reale. Quindi noi in Golè abbiamo un progetto, nonostante siamo comunque una startup e siamo quattro sviluppatori al momento, e quindi un progetto. Tre brand, cosa significa? Significa che noi sviluppiamo anche per enti terzi, quindi abbiamo ad esempio partnership con federazioni, per cui sviluppiamo prodotti per loro. La realtà è che questi prodotti ci siamo accorti che condividono tanto codice con il nostro core, sia l'interfaccia, sia tante logiche, perché utilizzano magari gli stessi dati e tante altre cose. Abbiamo 7 applicazioni client per tutti i vari servizi che citavo prima, una ventina e qualcosa in più di microservizi e tanto codice riutilizzabile che non stiamo riutilizzando bene. quindi, prima di conoscere Git, no? Questo è un po' quello che succedeva per dover, ad esempio, creare un nuovo componente o modificarne uno o quant'altro. Quindi io prima cosa dovevo fare un context switch e andare nella libreria di componenti. La nostra libreria si chiamava Golè Design System, quindi andavo lì dentro, pregavo affinché compilasse, perché avevamo anche dei problemi, facevo le mie modifiche, pubblicavo. Il 99% delle volte mi dimenticavo di
aggiornare la versione del pacchetto JSON, questo è un problema umano, una cosa che succede, quindi mi dà l'errore, aggiorni la versione, ripubblichi, torni nel tuo progetto, quindi ad esempio Client Manager, che è il nostro, la nostra applicazione principale, e aggiorni la versione all'ultimo del pacchetto, e quindi hai il tuo pacchetto aggiornato. Di media un quarto d'ora lo perdevamo, cioè per fare strada, anche se magari la modifica era no, border radius, devo aumentarlo o diminuirlo, esempio banalissimo. Ovviamente qui non è incluso tutto il tempo che io impiego nel setup del mio progetto, piuttosto, cioè io magari sicuramente avrò bisogno con Star Guides, con Story, con qualunque di questi, di un progetto che mi consente comunque di visualizzare i miei componenti, magari che me li renderizza in un certo modo, avere un ambiente di sviluppo dove io posso appunto sviluppare i miei componenti e quant'altro. Ed eravamo un po' in questa situazione, no? Quindi credevamo che un po' tutto andasse bene, però succedeva una cosa, ok, ma chi è che ha pubblicato sta roba senza pushare la repo, raga? Succedono questi problemi, ok? Anche lì potevamo sicuramente automatizzarlo con una pipeline, sicuramente. La frase era, vabbè, dai, per ora ok, però molto spesso la cosa più ricorrente era, cioè, devo impiegare davvero questi 20 minuti, questa mezz'ora, quello che è, anche veramente faccio le 5 nel cambiare contesto, fare la modifica, ripubblicarlo, ritestarlo all'interno della mia applicazione, poi magari mi accorgo che non va bene. Diciamo che eravamo arrivati un po' al limite e abbiamo cercato comunque una soluzione. Come riusciamo a farlo oggi? Cioè, nel senso, dopo. Dopo vi spiegherò ovviamente la parte di come Bit si può inizializzare all'interno del progetto. Però idealmente, se io ho ad esempio il mio bottone nella cartella componenti, io posso dire a Bit di iniziare a traccarlo. Quindi proprio sono tre comandi: Bit add, e gli dai la path al componente, il tag, praticamente il tag è un comando che lo compila, si occupa di gestire tutte le eventuali dipendenze che ha quel bottone e crea già in automatico internamente il suo packet JSON, ok? Per andare a dire qual è la sua versione. E anche qui ci sono tante opzioni, per cui si può dire se è una major release, una minor release, tante configurazioni. E poi posso esportarlo. Nel momento in cui lo esporto, questo componente sarà disponibile pubblicamente o privatamente, nel senso che questo dipende da come si configura il proprio registro di componenti, sul cloud. Nel senso, Bit si occupa già di sta roba, ha un registro appunto di componenti suo, e la cosa molto bella è che dopo io dai vari progetti posso scaricare e utilizzare questi componenti con un npm. Io non ho bisogno di installare qualunque altra cosa, io posso gestirmi con il mio package manager che uso npm, yarn, che sia, scaricarmi appunto i componenti che ho appena esportato, e questo velocizza di tanto lo sviluppo stesso. Quindi, quali sono i principali vantaggi che finora noi abbiamo trovato? Qui sicuramente pochissimo setup e boilerplate, perché come vedremo dopo, Bit non genera quasi nulla, cioè ci sono due file che servono a lui per identificargli quello che sarà il suo workspace e una gestione per mappare, diciamo, il componente a suo ID e cose interne che ha lui. Non ho più la libreria monolitica, che dicevamo prima, quindi non ho più un bundle intero con tutti i componenti esportati, ma avrò un singolo pacchetto per ognuno, senza però il pain di dover magari gestire separatamente ognuno di questi. Ho una gestione automatica delle dipendenze, dopo questo si vedrà anche graficamente, nel senso che Bit in automatico è in grado di dirti anche visivamente quali componenti dipendono da altri. Abbiamo la documentazione che si genera praticamente in automatico, lui è in grado di leggere le props e ti genera tutto un documento molto figo. Abbiamo l'isolation testing, nel senso che io ho un ambiente per cui posso andare a testare i miei componenti in totale singolarmente. E appunto, come dicevo prima, esporto questi componenti sul Bit Registry e li posso installare con il mio package manager che voglio. Quindi passiamo al pratico e così vediamo anche un po' di codice. Purtroppo qui, dico una cosa, mi hanno costretto a mettere Visual Studio Code bianco, quindi sarà un problema, sicuramente per me è un problema, però me l'hanno chiesto, quindi va bene. Prima però, ok, ultima cosa, un attimo di termini, giusto per capirci, per intendersi di cosa stiamo parlando. E vabbè, BVM è il Bit Version Manager, è ciò che io utilizzo per installare Bit, come c'è NVM su Node.
L'organization è semplicemente il nome del team che noi diamo quando uno si iscrive a Git, crea un suo account e dà un nome all'organizzazione. Lo scope, che diciamo è una delle cose più importanti, appunto, è quello che definisce l'ownership o il contesto, ad esempio, dei componenti. Quindi lo scope ovviamente dovrebbe essere per funzionalità, per tipo, per team, tipo un'organizzazione con tanti team, eccetera. E poi appunto i due comandi principali, che sono il tag, che è quello che si occupa di salvare e tracciare le modifiche dei componenti, e l'export, che è quello di semplicemente l'npm publish di Git. Quindi, passando al codice. Noi cosa abbiamo? Abbiamo la nostra repository, questa è la nostra repository di componenti, ok? Cioè è proprio quella reale che stiamo utilizzando noi. Nel momento in cui, adesso non faccio vedere magari tanto il setup, nel senso è un comando, bit init, e io avrò praticamente tutto questo. Però nel momento in cui vado a inizializzare appunto il mio workspace, quello che mi interessa sono questi due file. Quindi questo workspace JSON in cui si definisce le configurazioni e questo bit. Qui va bene, sì. Così, meglio. Decisamente meglio. Ok. Vabbè. E quindi configurazione, che vabbè, nome del workspace e il default scope. Il default scope che cos'è? È quello che appunto, cioè, è abbastanza parlante. È lo scope in cui io andrò a mettere i componenti che creo. Se non li vado a definire nel momento in cui li creo, semplicemente lui me li mette in questa roba qui. E l'altra cosa è un po' un package JSON, dove qui io ho tutte le dipendenze dei miei componenti Git. Ho le dipendenze dei componenti Git perché? Perché a me nulla mi vieta di creare dei componenti importando magari da altre librerie, piuttosto che da altri componenti Git a sua volta. Okay? Io sono libero ovviamente di sviluppare come se stessi sviluppando una qualunque applicazione. E altre configurazioni e una parte di varianti di environment. Dove qui io sto dicendo, per questi scope, in questo caso Visual, Provider e Hooks, utilizza React come environment, in modo tale che lui sappia, mi importi già le cose che servono e riesca a fare tutto il discorso di compilazione e quant'altro. Quindi, malamente questo e il bitmap, che è appunto un po' il package JSON, diciamo, che io avevo nelle vecchie librerie, però qui è tutto insieme ed è tutto diviso per singoli componenti, dove appunto c'è nome del componente ed eventuale namespace, se li può organizzare come vuole, lo scope, la loro versione attuale, l'entry point e la cartella a cui sono mappati. Cioè questa root dir non è altro che quella che io trovo andando su visui buttons. Ok? Tutto questo fa sì che poi io ottenga una cosa simile, che è questa cosa qui. Questa è la nostra organizzazione su Git che lui praticamente crea in automatico a partire da quei file, ovviamente con tutti i componenti. Quindi noi qui che cosa abbiamo? Abbiamo i nostri scope, quindi l'abbiamo chiamata visui, quindi tutti i componenti grafici, gli hooks, per tutta la parte di React, eccetera, e anche i provider. Questo per dire che Git in realtà uno può utilizzarlo non solo per sviluppare componenti grafici, non solo per sviluppare la propria UI, ma per condividere qualunque tipo di codice che c'è, cioè qualsivoglia codice. Okay. Quindi, ad esempio, io vado nella visual, che è quella un po' più ricca, quella che abbiamo da un po' più di tempo, e qui io vedo tutti i miei componenti. Lui per ogni componente genera queste preview, io posso andare dentro ognuno di questi e vedere direttamente la loro documentazione. Dopo vediamo come Git ci dà la modalità di poter scrivere questo tipo di cose, nella quale ad esempio qui ho anche addirittura un playground, dove magari un esterno potrebbe testarsi il proprio componente. Se non si vede, si vede, ok. Può testare appunto 6 componenti in live. Altra cosa molto carina che fa è avere, come dicevo prima, tutta la documentazione delle props in automatico. Qui noi siamo pigri perché non mettiamo i commenti, però quello che succede è che queste proprio non devono essere definite in qualche file o in qualcosa, semplicemente lui le legge dal tipo che io ho dato alle props del componente e mi riesce a generare questa cosa. Altra cosa che fa Git è gestisce questa cosa che chiama le composition, che sono banalmente le versioni che io posso avere di un componente, versioni intese come
insieme magari di proprietà mischiate fra di esse. Per esempio, qui abbiamo fatto il primary button, il secondary button, tertiary, diverse colorazioni, eccetera. Uno qui è abbastanza libero di fare quello che vuole, sono più dimostrative queste cose. Altra cosa che dicevo prima, le dipendenze, quindi lui è in grado di determinare e farti fare vedere graficamente che questo componente ha come dipendenza quest'altro componente, che è sempre all'interno della mia, del mio UI kit, cioè banalmente questo. Quindi così io so che quando mi vado a scaricare lui, so che mi sto portando dietro anche l'ordine, lui gestisce in automatico la dipendenza come un qualunque altro pacchetto NPM. E la parte dei test. Quindi io qui posso andare a scrivere tutti i test che voglio per il mio componente e ovviamente qui c'è tutta la regola per cui ovviamente fallisce un test, lui non ti fa esportare, tutte ovviamente logiche interne che giustamente ha. Da questa interfaccia io sono appunto libero di vedere anche il codice sorgente del componente, quindi posso fare quello che voglio, vedere tutte le versioni, quindi vari change con tutte le cose che sono state fatte, e posso importarlo nel package manager che preferisco, quindi con npm, yarn, npm, eccetera. L'unica cosa che bisogna fare è settare il nome della tua organizzazione come scoprire e gestire npm, cioè gli devi dire che nel momento in cui tu importi chiocciola organization, lui se li vada a prendere dal registry di bit e non dall'npm registry di default, appunto la configurazione. Però nel momento in cui io lancio questo comando su una qualunque applicazione React, ovviamente, posso utilizzare il componente, sono libero di fare questo. E questo insomma è stato molto, cioè, è molto vivo per noi, perché probabilmente io anche in ottica, non so, onboarding di un nuovo membro del team, no? Uno magari non ha neanche bisogno di sapere cosa sia la tua codebase, eccetera, se lo può andare a leggere qui, perché questa alla fine è una pagina pubblica all'interno della tua organizzazione che puoi condividere ed è già tutto documentato in automatico. Quindi noi qui quello che abbiamo fatto è stato crearci appunto i nostri bottoni, i vari header, tutti i nostri input sono qui. Poi qui ovviamente adesso noi lo stiamo usando forse in maniera anche limitata rispetto a tutte le funzionalità che ci sono, perché qui ad esempio tu puoi taggare i componenti e lui ti offre tutta una funzionalità di ricerca, diciamo che ti crea proprio una vera libreria online dei tuoi componenti, del tuo codice. Quindi quello che farei adesso è vedere nel breve come si fa. Quindi, terminare però se si vede. Ok, quindi creiamo un nuovo componente e banalmente creeremo un altro bottone perché non ho tanta fantasia, però. Vabbè. Quello che posso fare è bitcreate, gli dico il template che lui deve usare, quindi in questo caso React, componente React, e gli diamo il namespace del nostro componente. In questo caso sarà buttons e magari lo mettiamo, creiamo tipo un bottone WhatsApp, me la sono preparata ovviamente questa cosa, però button social e magari lo chiamiamo WhatsApp button. Lui fa cose, quindi diciamo che si occupa di creare già la struttura cartelle codice che mi serve e a mapparmi il componente nel bitmap, quindi se io qui ad esempio vado a vedere da qualche parte sicuramente avrò il mio WhatsApp button, esatto. Lui me l'ha già messo qua, ovviamente ancora non ha lo scopo e la versione perché non è stato taggato questo componente, però me lo vado a mappare e mi sa dire ok, lui è qui dentro e qui ho il mio WhatsApp button. Come si divide il componente? Era prima lui. Questo che ha tutto lui, sì, cioè con quel comando, questa qui è ovviamente la CLI di bit, cioè nel senso io qui ho tante cose che posso fare direttamente dalla CLI, ok? E quindi questo serve per gestire appunto tutto il workflow di sviluppo fondamentalmente dei componenti. Quindi io ad esempio ho il mio entry point del componente, dove banalmente esporti semplicemente il componente e le props. Questo qui è tutto codice generato finora. Ho l'implementazione del componente stesso, in cui lui di default ti crea una div dove non torna niente, se torna il cilindro che gli passi. Ho le composition, quindi quello che dicevamo prima, quindi le varie versioni del componente. Ho un file in cui posso andare a scrivere la documentazione, quindi dove sono libero di scrivere quello che voglio, e ho anche un test già pronto in modo tale che posso andare a scrivere le varie cose.
posso ovviamente, per fare queste robe, avviare un server locale. Ok? Nel momento in cui faccio git start, lui si occupa di avviare quello che abbiamo visto prima, normalmente tutta quella parte grafica, però in locale, in modo tale che io possa lavorare in un ambiente di sviluppo sui miei componenti. Esatto. E io qui ho aspetta. Ok. Quindi qui appunto sono sulla colostra mia, quindi sul mio server locale, e ho tutti la stessa cosa che vedo qui. Quindi ad esempio se io vado su button social avrò il mio nuovo bottone. Ok? E qua già lui me lo tagga come il mio componente. Nel momento in cui dovessi andare a fare delle modifiche, già graficamente sono in grado di vedere le varie modifiche, le varie cose che devo eventualmente rilasciare. Posso farlo ovviamente sia graficamente che tramite la CLI, nel senso io posso tranquillamente andare qua e usare dei comandi per magari vedere tutti i componenti, ok? In questo caso me li dà tutti aggiornati all'ultima versione dello scope e quello che io ho localmente nel mio workspace. In questo caso il nuovo bottone non è ancora stato taggato, quindi non è niente. Quando lo tagliamo vedremo che anche lui andrà sotto il workspace definitivo, eccetera. Quindi proviamo a implementarlo, cioè la facilità, il bello di Bit è che nel momento in cui vado a implementare il mio componente sono in un ambiente di sviluppo di React normalissimo, quindi posso scrivere qualunque tipo di cosa qui come se stesse sviluppando in una qualunque applicazione. Quindi appunto qui faccio copia e incolla di un po' di roba per evitare di perdere tempo su queste cose, però idealmente noi possiamo metterci la nostra icona. Possiamo prendere il nostro bottone, esatto. E una cosa che possiamo fare con questo componente, dato che è un bottone e noi abbiamo già un componente bottone all'interno della nostra libreria, possiamo tranquillamente usare come dipendenza il componente che noi abbiamo già sviluppato. Quindi, ad esempio, scherzavo, così, ok, lui mi dovrebbe suggerire in automatico di importare, esatto, mi importa il componente direttamente dal mio scope, ok? E qui per ora intanto non scriviamo nulla. Già così io dovrei avere un bottone renderizzato, magari gli mettiamo anche l'icona di WhatsApp, l'ho chiamata così, e andiamo a vedere che cosa ha renderizzato lui. Quindi torniamo, esatto. E ho già appunto il mio componente direttamente là di qui. Qui c'è una cosa che noi utilizziamo, noi abbiamo tutti i nostri componenti che prendono gli stili da un tema che abbiamo definito in un altro componente a sé stante. Quindi ad esempio abbiamo questo team provider che ci esporta idealmente un foglio di stile con tutte le nostre variabili CSS. Questo ti consente di poter wrappare diciamo tutta la tua applicazione in questo tema e fare sì che tutti i componenti ereditino direttamente da lì. L'idea qual è? Che tu nei componenti non ti andrai mai a scrivere, magari non ti vai mai ad arcodare il colore piuttosto che il font size, eccetera, no? Ti dipende tutto da un foglio di stile e questo tipo ci ha facilitato tantissimo lo sviluppo magari dell'applicazione che abbiamo fatto per la federazione. Cioè il nostro primary color ad esempio è rosso, ovviamente la federazione aveva tutto blu e noi cambiando semplicemente il colore dentro il tema tutti i componenti ne avevano lì e sembra che sia fatto apposta per loro, quando in realtà tutti i componenti sono i nostri. Quindi tutto questo per dire che quando vado a renderizzare vado a wrappare la mia roba nel tema. Questo lo faccio solo a livello di documentazione, nel senso per farlo vedere a chi lo usa. La verità è che non serve farlo a livello di sviluppo, cioè nel senso io a livello di sviluppo avrò già la mia app wrappata in un tema. E magari me lo vado a prendere da qualche parte. Così e intanto dovrei essere in grado di vedere, esatto, banalmente è cambiato il colore del bordo del raggio, non è che c'era tanto, però già qui io sono in grado di avere il mio playground, eccetera. Ok, tipo esempio, cosa deve fare il bottone WhatsApp? Magari gli passo una props con un messaggio e lui mi compila in automatico il link per i
inviare le cose su WhatsApp, ad esempio, molto stupido, però questo per far capire che idealmente noi possiamo fare questo, magari definiamo una props che sarà message, ad esempio, ok, qui possiamo prendersela, e facciamo che la phone non ci interessa in questo caso, possiamo fare così. E mettiamo non clic al bottone, con molta fantasia. Quindi, vediamo questa cosa qui. Ok, funziona, cioè nel senso, molto stupidamente, ovviamente non c'è niente, qui possiamo gestire che se non gli passo nulla, ovviamente qui mette la stringa vuota, eccetera. Però, idealmente, se io faccio message e gli passo ciao, lui me l'ha messo quel gesto. Stupidamente. La cosa che è bello fare adesso, ovviamente qui lui si è già creato questo tipo di grafo, quindi dice button, WhatsApp button dipende da button che al suo interno importa anche loader, quindi ha già creato tutto il grafo delle dipendenze, diciamo così. Qui i test, ok, ci sono, nel senso che sono quelli che lui ci aveva già prepopolato, in realtà che possiamo eliminare, nel senso non ai fini di questa cosa non ci interessano, e posso esportare il mio componente. Quindi, comandi che dicevamo prima, io posso fare git status e vedere lo stato attuale del mio workspace locale, quindi posso vedere che cosa effettivamente devo fare. E lui mi dice, new components, usa git tag per poterlo taggare, quindi lo taggo. Qui posso passargli delle configurazioni, cioè potrei dirgli taggalo con questo tipo di versione, tagga questo componente. Se io do bit tag di default, lui prende tutti i componenti che sono da taggare e li tagga. Qui quello che succede è che lui sta compilando questo componente, sta installando le dipendenze, sta creando cose al suo interno, fatto, e quindi mi dice first version for components e buttons, bla bla bla. Se io faccio bit export, lui lo esporta nello scope che io gli ho definito come default. In questo caso questo qui. Quindi adesso io qui ho il mio ambiente locale. Se torno su BitCloud, eccetera, avrò in teoria il componente, esatto, ho il mio nuovo componente qua, utilizzabile già con qualunque tipo di, da qualunque tipo di applicazione. Ovviamente lo sviluppo del componente in sé qui voleva dire poco, nel senso era per far vedere, però la cosa bella è che abbiamo perso zero tempo nella configurazione dell'environment di tutto. Cioè l'unica cosa che ho tralasciato è stato il bitinit all'interno della cartella. Altra cosa è che qui noi ad esempio abbiamo una nostra repository per i componenti, per tutti noi. Abbiamo la nostra repo con i componenti. Idealmente io posso fare come ho detto prima. Quindi se io magari non mi interessa avere una repository separata per tutti i miei componenti, io posso inizializzarmi il workspace di Bit all'interno di un progetto già esistente. Dove magari ho la mia cartella components, posso iniziare a traccare da lì ciò che mi interessa ed esportarlo direttamente. Quindi il mio codice sorgente, tra virgolette, rimane all'interno dell'applicazione in cui sono nati. Però sono utilizzabili ed esportabili ovunque. Ok, credo che adesso ci siamo. E questa è la component extractor. E faccio adesso due considerazioni per far vedere. Quindi il nostro setup qual è? Ad oggi è questo, nel senso abbiamo appunto la nostra components repository, in cui abbiamo tutta la parte di UI, UX, provider, funzioni di utility, che vengono appunto, come vi ho fatto vedere prima, esportate nella distribuzione. Poi abbiamo N repository, in questo caso tutta la parte client, magari perché per il backend ancora non abbiamo iniziato ad usarlo, e, in cui andiamo a importarci i componenti, normalmente con le PM install, come qualunque altra applicazione, o libreria che sia. Vantaggi, nel senso abbiamo visto che questa cosa funziona, cioè è molto comodo e molto veloce creare applicazioni nel momento in cui ti riesci ad avere tutto granulare, tutto piccolo, tutto modulare, e riesco a compormi, no, le cose quasi come se fosse un Lego. Quindi
Qualche conclusione e considerazione. Noi utilizziamo Bit in produzione da ormai 6 mesi e non abbiamo particolari problemi, se non qualche stack iniziale con la compilazione, eccetera. Però problemi no, errori umani nostri. E, il nostro flusso di creazione, di modifiche, di creazione, eccetera, di tutti i componenti è migliorato, cioè nel senso, noi ho visto il livello di dev experience, ce l'ha svoltata, veramente, mi sento di dire così. L'abbiamo messo qui, non l'ho fatto vedere, ma abbiamo la continuous integration per l'export dei componenti. Cioè, idealmente io non devo fare manualmente l'export per come l'ho fatto da command line, ma posso pushare sulla repo, ci sarà una pipe che legge le modifiche e si occupa lei di pushare le cose su registri di bit, quindi esportare il componente. La modularità, quindi il fatto che io possa creare piccoli componenti ed esportare direttamente come pacchetti, ci ha reso facilissima la migrazione a sta cosa. Cioè, nel senso, noi avevamo una libreria che era totalmente innestata, mi sento di dire, nei nostri client. Ovviamente era impensabile, anche per un discorso di agile, un discorso di andare veloce, non posso fermare di sviluppare tutto e poi convertire, andare a sostituire un componente alla volta poco a poco, quindi testare il fatto che funzioni l'import in questo modo, eccetera, e ci siamo quasi. Abbiamo tanti componenti in realtà ancora legacy, purtroppo, però piano piano che in questo modo ci arriviamo facilmente. Oltre che la documentazione automatica, come dicevo prima, facilita il fatto che tanti possano essere in grado di utilizzare i tuoi componenti perché sono parlanti, cioè nel senso non ho bisogno di andare a chiedere allo sviluppatore perché questa cosa è fatta. Ovviamente per noi questo discorso non ha tanto senso, perché come ho detto siamo in 4, però in ottica scalabilità è sicuramente un bel vantaggio. Quali sono i next step che ancora dobbiamo fare? Sicuramente approfondire bit.dev e sfruttarlo nel pieno. Ci sono tante funzionalità che non ho trattato, sia per tempo, ma veramente perché non le so. Cioè, nel senso, è uno strumento che, se integrato molto nel tuo workflow, veramente ti facilita tanto. Banalmente, se raccontano del fatto che tu possa esportare un componente e in automatico viene creata una pull request nelle repository che lo utilizzano, ok? E questo ti consente di tenere magari allineata la tua UI, ok, per tutte le tue applicazioni che hai. Ovviamente quando inizi ad avere 10, 15, 20 applicazioni che magari ti condividono lo stesso codice, questo diventa molto utile. Quindi, altra cosa, convertire i componenti rimanenti e approcciare ancora di più, grazie a Bit e comunque in generale, l'approccio component driven, no? Quindi condividere, oltre che la parte UI, tutti i nostri hook, i provider, le funzioni, moduli backend, perché effettivamente io prima ho fatto vedere come l'environment era impostato con React, ma Bit supporta da diversi environment, cioè si può sviluppare naturalmente con l'environment di Node, piuttosto che Vue, Angular, supporta praticamente tutto. Un'altra cosa che voglio provare a fare è utilizzarlo insieme a Storybook per il discorso delle storie, degli snapshot test e quant'altro, perché effettivamente funziona anche l'integrazione e si possono utilizzare insieme, e appunto utilizzarlo anche magari per il backend. E ok, se ci sono domande su questa cosa, se conoscevate, soprattutto se qualcuno lo utilizza, se la conosce, se una domanda riguardo all'ultimo punto insieme a Storybook, li ho visti un po' simili, sì. Secondo te in che modo differenziano, come possono essere usati insieme? Allora, la verità è che devo approfondirla questa cosa, quindi non, perché appunto io personalmente non conosco Storybook, appunto mio sfavore, però ho letto che si possono utilizzare insieme e che tanti lo utilizzano insieme per il discorso appunto o delle stories che ha a livello di componenti e del discorso magari dello snapshot testing di tutta questa parte qui, però non ti so rispondere, infatti l'ho messo nel next step apposta, quindi quando approfondiremo sta cosa magari facciamo un altro talk su Bit e Storybook. Però appunto, quello che magari mi interessava sapere era se qualcuno già lo conosceva, perché a livello di... cioè, c'è da un po' in giro questo tool, ma non è neanche così da troppo. Cioè, nel senso, non è un...
posso dire, una best practice, no? Usare Bit nel punto dev ancora. E qualche bug effettivamente ancora ce l'ha. Quindi non so, conoscevate? Prego. Io conoscevo sì, il nome, ho provato a creare un po' okay. Però appunto avrei mille domande, appunto, perché sembra bellissimo. Sì. E, però la mia prima domanda è, diciamo, nel mio team, okay. Quali possono essere i motivi di, diciamo, di frizione all'introduzione di questa domanda? Ci faccio un paio di esempi. Uno, la questione del registry, che tu sappia, hai provato per caso per capire se è possibile automaticamente fare le stesse cose e pubblicare poi su registry o di npm.js o su registry privato, sì, tab, si può fare senza dover aprire un altro terminale e farlo avanti. Okay. No, la verità è che si può fare. Si può configurare, ad esempio, noi, quello che ho fatto vedere prima, è questo, no? Bit.cloud, cioè è proprio stato da loro e il registry è loro. Però si può configurare a livello di sia di account che di workspace stesso un registry privato e ostare propriamente le cose. Cioè, nel senso, okay, tu puoi ostarti i tuoi componenti in maniera privata, in maniera personale, senza usare il loro cloud. Appunto. Puoi farlo. È una cosa che si può fare, noi ancora non l'abbiamo approcciato, ma però si può fare. Un'altra domanda. Allora, invece dell'integrazione con la storage, ci sono per esempio delle modalità per integrarsi con Figma? Perché sto pensando qua al nostro team di design, che ovviamente usa Figma. Chiaro, no, anche lui. C'è qualcosa che già adesso non c'è l'integrazione con quello che stiamo facendo, perché comunque non c'è, però magari invece Bit mette a disposizione qualche integrazione. Ho letto che esiste. Anche qui, la verità è che cioè, tu che cosa ti immagini per l'integrazione con Figma? Cioè, tipo che esporti cose da Figma? Sì, qualcosa di simile. Cioè, qualcosa di simile a quello che dici tu, per esempio, esportare, cioè la creazione di un componente guidata magari da Figma, in modo che poi dopo noi sviluppatori. Chiaro. Non so se è utile, perché probabilmente dipende. No, però mi chiedo se c'è qualcosa che possiamo anche, tra virgolette, vendere ai grafici per dire, okay, questa cosa ci può essere utile. Ho visto che si può fare, nel senso parlano di integrazioni con Figma, ci sono anche articoli che ne parlano e spiegano proprio questa cosa, bisogna documentarsi. La verità è che, appunto, come dicevo, questo qui è, cioè, ti crea un vero e proprio ambiente di sviluppo React, nel senso tu nulla ti vieta magari di costruirti plugin attorno a questo, no? Oppure di importare, cioè, non so, se l'integrazione con Figma normalmente è esporti il foglio di stile già nominato in un certo modo, io me lo vado a mettere nel componente, magari automatizzo la creazione, quasi sarai capace, no? Poi dipende che cosa ti esporta Figma, io mi immagino che comunque ti esporterà lo stile, idealmente, forse la struttura delle... Nel senso, noi non abbiamo mai usato il fatto di esportare direttamente da un tool e poi andare a scrivere, che scriva esso, che scriva lui il codice, nel senso. Anche perché, per come lavoriamo noi, siamo quasi noi stessi design. Cioè, nel senso, noi siamo noi magari che dall'inizio alla fine facciamo il prototipo su Figma e molto spesso è quasi più facile riscriverlo, no, e farselo nel momento in cui hai la parte grafica visiva. Però io credo che si possa fare, cioè, possiamo fare. Se ci sono altre domande, posso andare avanti. Esiste un concetto di, cioè, diciamo, fork. Nel senso che il tuo componente, ok, è in sviluppo, tu ce l'hai perché hai lasciato il server locale, però quel componente lì in sviluppo, senza esportarlo come nuova versione, Esiste, infatti adesso io qui ho fatto vedere il fatto che io posso importarli appunto come librerie, come se fossero esterne al progetto. La verità è che se io se io inizializzo il mio workspace in un altro repository che magari mi utilizza quella cosa, io sono in grado di importare il componente e quando faccio l'import non lo sto installando come dipendenza, ma è lui che si occupa di
crearmi la struttura all'interno proprio della mia, così dire posso modificare il codice sorgente ed eventualmente ripushare una versione nuova da lì senza cambiare context, diciamo. Posso anche forcarlo, c'è il fork che a un certo punto sì, a parte da questo e me ne faccio un altro, però sì, esiste. Cioè, ma il fork si intende è un componente diverso o è una versione diversa dello stesso? Secondo me è un componente diverso, per componente. Non l'ho mai usato, però potrebbe essere, sì. Poi l'ultimissima domanda, poi vi lancio. Visto che ci siete passati, la migrazione. Sì. Allora, si può fare in maniera progressiva, secondo me? Cioè, componente quello, componente. Faccio vedere, quello che noi abbiamo fatto. Allora, noi partivamo, voglio vedere se trovo anche il... Non ce l'ho. Okay. Faccio tutte le domande che sono quelle che domani andrò okay. Al regime, dirò, ho visto una cosa, una figata. No, è la stessa domanda, progressivamente. È la stessa reazione che ho avuto anch'io nel momento in cui ho visto Bit. Cioè, nel senso, dico, minchia, questo risolve i nostri problemi. Allora, faccio vedere. Apro proprio no. Faccio scrivere a te. È giusto. No. Allora, ad esempio, questi sono tutti le nostre applicazioni, no? Quindi divise fra quello che ti interessa adesso e client. Ad esempio, prendiamo lui, che è quello più complesso, codice legacy, brutto. Vabbè. Lui cosa aveva? Aveva al suo interno una libreria che era questa, quello che dicevo prima. Quello che esiste, ok? Era la nostra vecchia libreria fatta con Style Guides, no? Che al suo interno aveva tutti i componenti, che aveva bottoni, select e tutto. Noi cosa abbiamo detto? Ok, non possiamo permetterci ovviamente di rifare, ne stiamo un po' alla volta. Abbiamo iniziato dal bottone, credo. Come bottone di Ok, allora facciamo un po'. Quindi capisco bene, tu stai usando sia. Allora, ad oggi ancora ci sono entrambe le cose. Eh sì, perché non possiamo, cioè non abbiamo tempo a materiale, no? Ma i componenti vecchi, hanno un package diverso, quindi... Okay. Esatto, quello che dicevo prima, questi, allora la differenza vera è, questo prima mi importava ad esempio bottoni, select, input, testi, eccetera. Ad oggi quello che succede è questo. Gli heading hanno il loro pacchetto, la typography ha il loro pacchetto, il bottone avrà il suo pacchetto direttamente. Okay. Sono tutti piccoli moduli separati. Cioè, ovviamente. Temporaneamente adesso ti stai portando dietro anche. Ad oggi sì, siamo costretti a farlo per un discorso di banalmente finché non li sostituiamo tutti. Ok? Come dicevo, questo qui è un progetto. Cioè, già nei progetti nuovi, tipo client di pagamenti piuttosto che il nostro client per fare la sign up, eccetera, già usa tutto nuovo e l'abbiamo tirato su. Totalmente appunto componendo questi pezzi di UI. Ovviamente quello che succede, ad esempio, una pagina in cui usiamo un bottone, sto cercando la meno peggio, chiaramente qui, ecco, ad esempio, no? Quello che si fa è utilizzare il bottone come se fosse un qualunque componente da qualunque altra libreria. E qua tu lo puoi usare, puoi passargli le tue props, eccetera. Da qualche altra parte nel codice ci sarà un button from quello che sei system. Ovviamente sarà così. Ovviamente nel momento in cui sei in grado di passare totalmente al nuovo, elimini la dipendenza vecchia e risolvi tutti i problemi. Però sì, si può fare, è esattamente quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo letteralmente preso componente per componente alla volta, questa era la cosa vecchia che avevamo, quindi abbiamo detto ok, button, ok, erano così. Pure schifo, abbiamo detto andiamo a fare. Quindi migri lui, poi migri un altro pezzo e piano piano vedi che la cosa prende forma. Ovviamente non è. Non è facile, non è niente di complesso, anche perché appunto è come installare altre librerie con il pain all'inizio che ti porti dietro entrambe le cose. Per forza. Però in ottica migrazione lui. Problemi che avete avuto? Problemi che avete avuto? Mi accennavi qualche errore fatto alla fine? Sì, qualche problema. Allora, la verità è che Bit stesso, come dicevo, non nasce, cioè non è tanto in giro. E c'aveva una parte che si chiamava Bit Harmony,
che era, in teoria, aspetta, non posso farlo. Harmony era il loro dev server, esatto. Per loro avevano questa cosa che si chiamava Harmony, che era quello che ti creava quello che abbiamo visto prima, quindi il dev server, localhost, con tutte le la parte grafica, eccetera. E tipo, noi abbiamo iniziato con Harmony e adesso vedi che è, per dirti l'evoluzione che hanno. Quindi erano alcuni problemi di quel tipo, piuttosto che qualche problema di linking delle dipendenze. Quando provi a fare la cosa del sono su un'altra rete, non ho voglia, anche se adesso è facile, di andare a cercare dei componenti e avviare tutto molto velocemente e fare la modifica, posso importarmi quel componente da lì, lavorare su quello e pushare la modifica, magari no? Quando fai quella cosa abbiamo avuto un po' di problemi, perché magari in automatico non tipo avevi il library load di React dell'applicazione, tu modificavi il componente e non te lo vedevi istantaneamente. Eri costretto a volte a chiudere il dev server di React e farlo ripartire. Però, tra l'altro, visto che ci sono un po' di issue su sta cosa, è effettivamente ancora una cosa aperta, la verità è che non abbiamo sentito tanto la necessità fino ad ora di farlo. Ed è comunque una cosa in cui si fa un po' di workaround e la risolvi. Ti capita a volte che, non so, impazzisce e rinvii node modules, li installi e funziona. Ancora c'è qualche problema di questo tipo. Però ad oggi sono molti più i pro che abbiamo trovato, sicuramente. Anche perché appunto crea, tutta questa cosa che sembra un po' scontata, nel senso, è in realtà utilissima. È utilissima designer, team, tutti i membri, diciamo, del prodotto. Io vai. Ho c'era? Forse okay. Vabbè, chi vuole? Chi vuole? No, io, se prima di passare appunto da quella libreria del design system, avete pensato di fare un giro, che so, e passare intanto a un monoremo, quindi utilizzare per esempio NX, ad esempio, quindi per la gestione, di avere quella unica libreria dentro, e magari iniziare a scrivere da lì i componenti per cui. Perché questo è sicuramente un passo in avanti, però è più difficile. Magari che dici potresti fare uno step prima. Esatto, perché tanto più o meno la situazione dove mi sono trovato, quindi ho migrato tipo erano 5 librerie, una di design system e una di persone che la usavano. Quindi le ho messe insieme in un monorepo, quindi sto dividendo per piccole librerie dentro il monorepo, quindi simile a quello. E come ti trovi con banalmente il suo stacking, con Git, eccetera, gestire la monorepo? Hai trovato magari difficoltà? No, è proprio appunto, dipende se se tutti hanno utilizzano gli stessi rispetto al versionamento. Quindi. Perché io non ho questo problema, quindi probabilmente se si riesce invece a deployare questo periodo con Git, quindi magari differenti interfacce grafiche usano persone differenti, poi c'è un passo in più. Però era più per capire se avete valutato. Sì, la verità è che forse era tra le opzioni, nel senso, però appunto, trovando questo tool, provando, la cosa veramente bella è che lo provi e funziona. Vantaggi si vedono immediatamente. Esatto, col fatto che è talmente veloce e immediato il fatto che tu, c'è un mio pacchettino qui, posso effettivamente importarmelo, effettivamente può essere. Sicuramente magari l'approccio che dici si poteva già risolvere il pain di non portarci dietro la vecchia libreria. Questo sicuro, perché magari era un monorepo, quindi lo gestivo diversamente. Però la verità è che siamo passati direttamente a questo, ci siamo trovati bene. Abbiamo visto che riusciamo senza problemi a tenere attive entrambe le cose fino a che non sarà il momento di spegnerne una. Mm-hmm. E quindi ho avuto questo approccio. Io volevo chiedere come se avete automatizzato i tuoi componenti del pipeline. Sì, esatto. Allora, come ho fatto vedere prima, io adesso ho fatto l'export diretto. Senso, l'ho fatto qui da command line. La verità è che però io adesso faccio git status e sulla mia repo ho le mie cose, se non ho le cose aggiornate. Se uno adesso domani si pulla questa repository e vuole fare delle modifiche, gli dà l'errore perché io non ho pushato nel modo giusto. Okay? La verità è che non lo facciamo così. C'è un pipeline di GitHub che tra l'altro è già
cioè te la fornisce già Bit, nel senso è proprio un copia e incolla, che fa sta cosa. Quindi l'unica cosa che devi configurare è il tuo token, ok? E lo metti nei segret di GitHub, e lui si occupa di andare a taggare in modo persistente, lo chiama così, tutti quei componenti che tu hai definito come, ok, li ho modificati. L'unica cosa manuale che tu devi fare è un bit tag meno soft, invece di fare il tag normale. Quindi io prima, ad esempio, ho fatto questo, no? Ho fatto bit tag con tutto. Vabbè, ma la mente aspetta, possiamo vedere. A volte si fa prima fare così. Cioè, se io, ad esempio, vado a fare una modifica al mio bottone, e magari, non lo so, qua gli metto ciao, ok? Qui cosa faccio? Io avrò bit status, ovviamente lui mi dirà è da modificare, io posso fare bit tag meno soft, che è il comando che gli dice non persistere a sta roba, cioè non compilarlo. Lui fa questa cosa, infatti si mette di meno. Quando faccio il commit, ok? La verità è che volendo puoi automatizzare anche questa cosa, cioè nel senso tu potresti mettere nel pre-commit il tag meno soft. Non l'abbiamo fatto, non so perché, effettivamente. Potrei fare, vabbè, non so, una roba che non ha senso adesso. Però nel momento in cui io pusho su GitHub, cioè la pipe anche run e fa cose. Si occupa anche di fa tutto, sì sì sì, il comando bit tag adesso non l'abbiamo visto perché non avevo tolto i test da quel componente, però ovviamente se i test falliscono il tag non va a buon fine, cioè non te lo fa, cioè ti fallisce la pipe in questo caso, no? E, vabbè, qui lui fa le sue cose, però hard tag pending components, quindi prende tutti i componenti che sono a taggare, li persiste e li esporta nel tuo. Eventualmente si occupa anche di versionare. Lui versiona in automatico. La verità è che io, appunto, come ho detto prima, nel comando tag potrei dirgli che versione fare e potrei specificarla per ogni componente. Cioè, potrei dire questa è la meglio, questa è la minor, piuttosto che dirgli il numero a mano, posso fare quello che voglio. Di default, lui ti prende tutto e ti mette più uno nella minor. Cioè, quindi, così automatizzi anche, appunto, il deploy stesso e tieni aggiornata la repo con il registry. Quello che lui fa, che in realtà non mi fa impazzire per come lo fa, però insomma, ci sono dei motivi, è il fatto che lui alla fine di questa cosa fa un altro commit all'interno della stessa repo con uno skip CI, ok? Che va ad aggiornare che cosa? Va ad aggiornare il bitmap. Okay? Il bitmap è quel file che abbiamo fatto vedere prima, che tiene traccia della versione dei componenti e li mappa in base al nome del componente e cartello, ok? Quindi, e poi te lo pusha da solo. Quindi idealmente tu la seconda volta che andrai a fare, se vuoi avere il bitmap aggiornato, fai un punto. Che non è proprio. No. Però io credo che era migliore la nostra domanda. Sul Bit Cloud sì. Che modo però puoi andare a vedere tutte le varie versioni dei vari componenti che hai fatto? Puoi. No. Ad esempio, noi abbiamo, magari prendiamo un po' di versioni, tante versioni di test. Io qui ho il changelog dei componenti, quindi posso vedere qual è. Per ognuno di queste posso normalmente andare a vedere cosa c'era dentro, piuttosto che posso magari installarmi versioni vecchie. Tipo ad esempio qua, magari tutta questa parte di Playground, così l'abbiamo aggiunta per test dopo, però se vado a vedere la versione 8.0.0.8, magari non c'era questo. E lui mi dà lo snapshot di quel componente in quel momento, quella versione lì. Ok, qui già si era della roba. Però nel momento in cui io la installo, lui qua, cioè, idealmente ti compila. Cioè, ma hai la possibilità di vedere cosa è salito con una versione, cosa è salito con un'altra? La differenza tra una versione e l'altra. Scusa, sì. Qui. Mi dà la parte di compare e ti dice quali sono le differenze tra una e l'altra. Tutte queste cose ovviamente le puoi fare anche da command line. Cioè, nel senso, adesso non sono vedendo da qui, però con la key di prima tu puoi vedere esattamente le differenze che si erano tra questo e questo. Qui ovviamente l'overview cambia poco, però quello che ti interessa è questo. Okay. Ma esiste anche un processo di approvazione? Cioè, quando tu usci va direttamente sul componente oppure esiste anche un processo di approvazione? Allora, per come lo usiamo noi, ad oggi no. La verità è che lo puoi gestire con delle request.
questa cosa. Cioè, la GitHub Action è configurata sul push su master, come main adesso. Quindi tu fai delle pull request e hai queste. Quello che trigger la pubblicazione, questo caso qua, non è il bit push, esatto. Ma è git. Esatto. Push. Cioè, lo gestisci. Esatto, okay. Lo gestisci con git. Esatto, sì, esatto. Cioè, volendo tu te lo gestisci. Te lo gestisci con git. Bit push. Bit tag. Esatto, tu volendo puoi, cioè, non avere neanche la tua repository se vuoi, cioè se vuoi fare come ti pare, puoi gestire tutto con Git. Nel momento in cui hai la repo, magari condividi con altra gente, è giusto che magari lo fai in questo modo. Qui la pipe è fallita, vabbè. Okay. Una curiosità. Quando è stato in change log, c'è quel messaggio di log, sempre uguale, e perché è quello. È perché, perché non gliel'ho mai messo. Però la verità è commit quello diciamo artificiale. Quello artificiale in realtà qui no, perché la CI non la usiamo da così tanto. Credo che quando tu tagli, allora, quando tu tagli il componente puoi fare un meno message. E qua dargli il messaggio del perché cosa hai fatto. Ok? Però col commit aggiuntivo col commit aggiuntivo non lo so la verità. Credo ci sia il modo sicuramente di dirgli perché. No, anche perché tu il tag lo fai prima. Tu fai un tag nello soft che gli dici devo persistere queste cose, però al tag potresti passare un messaggio che nel momento in cui lui lo persiste probabilmente se non lo tiene. Okay. Dovrei provare però. Decidava. Però credo che... Ci sarà un modo... Cioè sicuro. Okay. Per poter dire che qua ho il mio messaggio. Va bene. Okay. Sì. Quanto? Vi è piaciuto? Assolutamente. Ecco, adesso voglio fare una cosa che noi facciamo, ci ha insegnato Luca, un roti, non so se qualcuno lo conosce, che da 1 a 5 è quanto, secondo voi, è il valore che avete percepito in questo tempo, cioè il return of time invested, ok? Quindi magari vi fate un voto da 1 a 5 di quanto questa oretta, 40 minuti, vi è piaciuta, vi ha portato cose, feedback, da cosa da migliorare, cosa da dire in più, cosa da non dire. Vai, pronti? Con le dita si fa. Vai. 5 è massimo? 5 è il massimo. Ma 5 vuol dire proprio, cioè, perfetto, meglio di così non è possibile. 4 mi è piaciuto, 3 è normale. No. Ok. Chi ha dato 3, qualche consiglio, qualche feedback? In realtà l'ho applicato comunque non è un argomento che probabilmente mi piega direttamente, quindi diciamo sono più diciamo più per dare un'occhiata. Ok. Va bene. Ci sono anche template per altre mostre, diciamo, sì, al solito non lo so, forse però, sì. Però sì, a Vue puoi anche fare vanilla JavaScript. Sì. C'è qualcosa, sì, okay. Poi, cioè, come ho detto, adesso qui noi l'abbiamo usato per la parte di UI, però tu potresti condividere qualunque tipo di funzione, okay. Piuttosto che HTML, anche un component. È da approfondire, la verità, okay. E che credo anche che tu possa crearti un env custom, okay. Per poter dire fai le cose in questo modo. Se tu tipo vai dentro nella parte di compilazione, eccetera. Ultima cosa è... La nostra domanda che è il fatto, noi abbiamo fatto tutto questo per scalare fondamentalmente, no? Per dire ok, siamo 4, vogliamo essere magari il giorno 20, vogliamo fare un prodotto enorme e non vogliamo avere complicazioni quando devo lasciare un componente. Quindi partendo dal componente ci svilupperemo il mondo. Non lo so, cioè forse, se qualcuno fosse interessato, gli piace l'idea, così noi lasciamo il nostro contatto qui. Lascerò questa, forse devo metterlo nelle domande questa live, vabbè. Se qualcuno volesse, noi siamo aperti e cerchiamo persone per fare cose belle. Basta, ho finito. Grazie.